Eccoci qua, ben arrivati, buongiorno a tutti. Partiamo con il webinar del martedì, togliamo questo, via. Allora, ci siamo? Mi sentite? Mi date l'ok? Dai, mi date l'ok? Perfetto, benissimo. Allora, mi si sente. Allora, oggi, tanta roba, vero? Tanta roba. Adesso non so chi ha già preso profitto, chi non ha preso profitto, chi ha chiuso qualcosa. Di chi c'era in chat, chi c'è in chat, quindi il target dell'euro-dollaro. Io vorrei oggi proprio analizzare con voi un po' la struttura dell'euro-dollaro per un target relativo a 1,1268. Perché dovrebbe arrivare a 1,1268? Questa è una domanda. Ieri il target era 1,1260. 1,1260 era 1,1260 più o meno questa zona qui, che era un ricavato da un 50% di Fibonacci. Ok. Ieri non ce l'ha fatta. Ok, per coprire il gap. Allora, oltre al gap c'erano anche tanti altri livelli. Intanto questa roba qua la devo togliere perché non c'entra niente. Ok, allora poi per coprire un gap. Il gap, sì, il gap lo vedono tutti. C'è questo gap, in effetti c'è un gap dovuto alla chiusura dei mercati di venerdì. E apertura del lunedì, ok? Ha fatto questo gap, ne ha già chiusa una parte. Addirittura qui si potrebbe aver già detto che è già chiuso, quindi è una discrepanza che noi ancora vediamo, però non vado più a influire nella chiusura del gap. Non mi interessa più, cioè non mi interessa proprio che deve andare a chiudere il gap. L'importante adesso, perché in tanti broker magari il gap non è così, cioè non ci sono questi 30 pips, ancora 25 pips di gap, quindi non sto lì a guardare proprio i particolari, però perché ancora dovrebbe andare a chiudere? Partiamo subito da un'analisi H16. Per semplificare, io uso il time frame H4, gli indicatori sono per 4, quindi H16. Ok? Quindi ogni indicatore che ha una moltiplicazione per 4, quindi una statistica 4x4, diventa sempre una distribuzione superiore. Quindi questa campana gaussiana che vedete qui è logicamente un ciclo, ok? Perché fa parte di una campana più ampia, che è la campana gialla. Quindi, in ogni caso, la campana gialla che incomincia su questi minimi qui, quindi la vado a riportare su questo. All'interno, quindi poi la sequenza ciclica non è come nei cicli normali, però la riportiamo lo stesso. Abbiamo un ciclo 1, un ciclo 2, un ciclo 3, chiamiamoli così, 1, 2, 3, ok? Chiamiamoli così, uguale. Qui abbiamo, riparte qualcosa di nuovo, quindi questo potrebbe essere il ciclo 1, ipotetico ciclo 2, ok? Visto che abbiamo un ciclo di lateralità, cioè la parte più bassa e la parte più bassa di arrivo, di partenza di arrivo è questa, quindi la campana gaussiana gialla, scusate, color tratteggiata è questa, ok? E fino a qui ci siamo. Quindi anche se mi perde il ciclo 2, non posso aspettarmi un nuovo massimo, ok? Sono cicli 4x4, però mi posso aspettare che arrivi più o meno ad una parte tipo il 38,2 nonché il 50%. Quindi il 38,2 già mi andrebbe bene. Quindi allora già per riportare un livello numerico, io mi metto un prezzo a questa zona qui. E qui notiamo che più o meno, adesso l'ho messo un po' più basso, però lo mettiamo un po' più vicino anche. Abbiamo 1,12. Non riesco a metterlo sopra. Vabbè, dai, più o meno, dai. 1,1265, io metto il take profit a 1,1268. Perché 1,1268? Torniamo un attimino indietro. Cicli. Tu, 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 tu. Cicli. 1,1268 è il pivot R1. Ok, c'è una cosa che adesso sta spingendo giù il mercato. Cosa sta spingendo giù il mercato? Perché adesso, dopo la ripartenza delle 9, ho fatto questa salitina, poi per tornare giù di nuovo, andare già a fare un pezzettino più in basso, a parte che la chiusura dei cicli sul minuto, quindi sta chiudendo una distribuzione sul minuto, quindi ancora può scendere ancora per poi ripartire con un nuovo ciclo 1. Più o meno in questa zona qui, 10,34, 9,34 alle 9:30, quindi candela della mezz'ora, come dico sempre, potrebbe ripartire il mercato. Oltre a questo,
visto che hai fatto questa discesa qui, da cosa è dovuta la discesa? Ad una forza del dollaro contro l'euro, o comunque una debolezza di euro contro il dollaro. Andiamo a vedere la striscia dollaro che stamattina ho anche detto diverse volte, mi piacerebbe comprarla, ma la compro soltanto quando mi tocca il pivot. Vediamo che non riesce a toccare il pivot, non riesce ad avere la debolezza per arrivare qui. Ok? Questo è un fatto che logicamente le correlazioni tra una valuta e l'altra portano ad avere una discrepanza, quindi non posso fare sia il long dell'euro dollaro e anche il long della sterlina dollaro. La sterlina dollaro è più sarà più avrà più ordini pendenti ribassisti, o comunque avrà più ordini per andare a prendere il pivot fino a quando non si staccano questi ordini. A questo punto io ho deciso della sterlina dollaro di non tradare, di non fare trade sulla sterlina dollaro proprio per questo motivo qui. Cioè, insomma, inutile che mi vada adesso a mettere long che magari poi mi fa una candelona di 30 pips per andare a prendere il pivot per poi ripartire. Aspetto, prima vado a liberarmi dell'euro dollaro appena avrò la ripartenza dell'euro dollaro che magari va veramente a prendere 1,1268 che mancano da qui a qui 56 pips, quindi non è neanche poco, quindi andrò a prendermi questo. Chiaro che adesso sta anche scendendo perché nella distribuzione sta chiudendo i cicli, quindi 1, 2, 3. Se notiamo, molto semplice la lettura dell'indicatore perché volendo anche senza star lì a segnare i cicli, questo è il ciclo 1, questo era il ciclo 2 che potrei anche farlo finire qui, ma lo faccio finire come l'indicazione della linea bianca e questo è il ciclo 3. Quindi se voi mi parte adesso un ciclo 4 o un ciclo 1, lo saprò soltanto se il prezzo mi ritorna sopra la media 48. Quindi facendo una cosa del genere 1, 2, 3, poi mi parte, siamo di nuovo nel ciclo 1. Quindi senza star lì a girare cercare un motivo, il perché, il per come, perché assolutamente non ce ne frega assolutamente niente, non ci interessa che deve avere esattamente qui in ciclo 2, questo ciclo 3, poi 4, no, non ci interessa, è irregolarità, il mercato non è mai razionale, quindi alla fine che adesso mi faccia una candela H1 come questa del genere di questo tipo qui, però al cambio della mezz'ora, quindi tra 7 minuti mi fa magari il rialzino fino a qui, poi mi riparte di nuovo il rialzo. È una cosa normalissima, proprio perché al cambio dell'ora 9, 9:30 abbiamo questo movimento un po' veloce di scambi di mercato. Gli scambi di mercato che partono alle 9, 9:30, tutte le borse europee, istituzionali, banche, tutto quello che vuoi, mettono i suoi ordini a mercato o comunque cercano di mettere a mercato degli ordini oppure tolgono degli ordini a mercato e cercano di capire la situazione dove come cominciare a fare il proprio trading. Allora, cos'è detto che le banche fanno trading sulle valute? Assolutamente sì, fanno un grande business, c'è un grande business sulle valute anche dal punto di vista delle banche, quindi assolutamente per loro è un grande business, forse il più grande business che possono fare proprio sugli scambi di valuta, ok? Quindi chiaro che loro non hanno una leva finanziaria, non usano un conto 1,500, usano soldi reali, però se loro mettono 10, 20, 30 milioni di euro a mercato e poi la sera chiudono con 11, 12, 13, 14 milioni in più, è normale perché ne hanno tanti, giusto? Adesso ho fatto un'idea, se non so la proporzione. Quindi in ogni caso, anche se questa candela qui delle 9, vedete, precisissima, ha cominciato qui a salire, poi mi va a fare una candela ribassista fino a qui, sono 20 pips di candela, range medio dell'euro dollaro non è neanche 20 pips, però ci sta, adesso sta chiudendo il ciclo 4, appena arriveremo qui, secondo me alle 10:34, tra 6 minuti, avremo, cioè tra 6 minuti, esattamente 9 minuti, però vabbè, più o meno in questa zona qui c'è la situazione rialzista, quindi il cambio della candela, poi magari un minuto più, un minuto in meno, può già ripartire adesso. Qui abbiamo già il tentativo di una ripartenza, quindi se questo, come abbiamo già detto prima, è il ciclo A, è il ciclo chiuso, che potrebbe essere il ciclo 3, qui o mi parte il ciclo 4 e mi diventa ribassista, oppure mi parte automaticamente tornando sopra la 48 un ciclo 1. Quindi da questa zona qui capirò se mi torni qui in alto, se è ancora la situazione rialzista. Quindi non prendo ancora decisioni, ok? Non vado a prendere decisioni. Ok, perfetto. Benissimo. Oh, ok, bene. Quindi per l'euro dollaro abbiamo visto questa situazione qui. Poi
Visto che siamo anche nei cicli, se io nell'H1 a un certo punto decido, visto che la distribuzione precedente finisce con un gap, finisce con una discesa questa, poi mi parte così che poteva essere il ciclo 1, però mi apre con un gap ribassista qui, questo potrebbe essere esattamente una Y. Onde evitare di scrivere, di fare qualcos'altro, io ho deciso che dal minimo del gap, da questo minimo qui, mi parte il ciclo 1. Ok, non ho voluto andare a dare definizioni il perché e il per come, proprio perché nei momenti dei mercati che non sono più consoni, non c'è più una lettura chiara, su minimo assoluto parte una nuova distribuzione. Tutto il resto non mi interessa. Ok, quindi ciclo 1 che probabilmente è finito qui, non lo so perché potrebbe essere incominciato qui, quindi farmi un ciclo più lungo, non lo so, ma se è finito qui il ciclo 1, questo è un ciclo 2, mi devo andare a fare un nuovo massimo. E anche questo è il motivo che potrebbe arrivare oggi in quest'area qui di 1,1268. Quindi definitivamente chiudere il gap, quindi togliere lo stress dai mercati. Cosa vuol dire togliere lo stress al mercato? Togliere l'indicazione che hanno tutti, anche i big, anche sapete che i big, una mia teoria, poi non so se è vero, non sono un analista e non sono, non ho conoscenze in materia, però non ho studiato economia da questo punto di vista, anche se penso che chi ha studiato economia non sarà più bravo di me, però uguale, non sarà neanche peggio di me, cioè, insomma, è allo stesso livello. Non ti serve lo studio per questa cosa. Però io vado con il pensiero a dire che oggi, probabilmente, se il prezzo arriverà qui in alto, i big, gli istituzionali non hanno venduto, ma hanno addirittura adesso magari stanno vendendo, ma compreranno per arrivare in questa zona anche sì. Perché vi dico che, allora, immaginatevi una cosa del genere, cercate di seguire questo mio pensiero, immaginate una cosa del genere, scende e poi va fino a qui. Qui, a un certo punto, i big decidono di vendere con gran forza, ok? Quindi chi non è riuscito a chiudere in questa zona perché si aspettava che l'euro-dollaro da 1,1130, 1,1110 porta su fino a 1,14, rimane con la candela in mano. Questo è un classico dei trader che non riescono a chiudere le operazioni e cercano di trovare il malloppo. Ogni giorno sono alla ricerca del malloppo e quindi non vogliono chiudere. Poi alla fine non riescono a chiudere, incomincia a scendere velocemente con una bella pin bar così. Chiudono quasi a pari, se non addirittura in negativo, e lo sporco gioco dei big che porta il mercato a scendere. Poi i big decideranno se vogliono andare qui sotto o se vogliono fare soltanto così per poi ripartire. Lo decidono in base ai capitali che si portano a casa. Quindi, a un certo punto, i big cosa succede? Cos'è che potrebbero fare i big adesso? Visto che tutti quanti sono posizionati a rialzo, immaginate se tutti i trader retails, quindi piccoli trader, noi tutti quanti con una decisione mondiale, quindi dovrebbe esserci un sito di dire ok, io vado long, per tutti andiamo long, tutti, 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 cosa succede ai big? Che non possono mettersi short, perderebbero, perché noi siamo di più, è che siamo singolari, non abbiamo una società che possiamo decidere tutti assieme. Poi l'euforia e la paura fa muovere i mercati, quindi non è una decisione che possiamo prendere in generale tutti assieme. Quindi a questo punto i big lo sanno e giocano contro. Però se il mercato adesso dà questa decisione che si vede molta più spinta rialzista, i big cosa fanno? Vanno a secondare la nostra direzione, cioè andranno anche loro long. Però a un certo punto magari non arrivano neanche al pivot, arrivano poco, poco, poco di sotto perché sanno che qui tanti prendono profitto, quindi ci arrivano vicino per poi crollare velocemente mettendo qui un ordine pendente da 10 miliardi di dollari, farvi un esempio. Quindi alla fine state occhio attenti a questa zona qui che potrebbe essere una zona per prendere profitto, magari arrivare solo a 5 pips al pivot proprio perché lo sanno che tanti prenderanno profitto. Per evitare che tanti prendono profitto, arrivano qui, scendono con una pin bar veloce, ok? E non riescono a far prendere profitto ai piccoli retest, ok? Un piccolo gioco di manipolazione che io mi riguardo da questa mia idea, perché poi è un'idea mia, non è che non sono sicuro che sia così, però mi immagino che potrebbe essere anche così. Ok, andiamo a vedere da questo minimo qui, ok? Andiamo a vedere una cosa, anzi no, non da questo minimo qui, cancelliamo. E vi faccio vedere una cosa che secondo me ha senso anche guardare. Magari andiamo a vedere nel fascia che c'è meno confusione. Aspettate un attimino, scusate.
scusate, mi hanno suonato la porta. Mi hanno dato un pacchetto. Che corsa. Allora, torniamo a noi. Sul metodo FASA forse possiamo vedere un attimino più quello che intendo dire sull'euro-dollaro. Guardiamo qui. Mettiamo un canale. Lo mettiamo però da questo minimo qui a questa zona qui. Ok, più o meno mettiamolo qui. Ok, lo sposto, mettendolo qui, poi andiamo ad aggiornare. Ok, lo copio, vediamo se era quello che intendevo fare, lo copio e lo sposto qui. Allora, a grandi linee già ci siamo. Ok, vedete che il grafico prende una sembianza di forca di pizza rialzista, quindi in ogni caso segnale che non andrei comunque short e terrei un attimino fermo. Poi c'è qualcosa ancora che non quadra, magari prendiamo e cominciamo ad andare sui minimi, su questa zona qui, ok? Quindi abbiamo una falsa rottura del canale, anche va anche bene. Poi possiamo anche spostare, visto che abbiamo questa zona qui, su questo minimo qui, per essere un attimino un po' più, vediamo se riesco a beccarlo. Cioè io posso un attimino, già questa è la parte centrale, guardate. Notate, la parte centrale è questa qui. Se io gioco tanto su questi canali, perché alla fine la direzionalità io ce l'ho. Ok? Poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho fatto ieri, non so chi di voi ha seguito. Abbiamo qui una situazione di un canale vuoto. Da qui a qui. Il canale vuoto cosa vuol dire? Che il prezzo, da dove posso metterlo anche da qui, guardate, questo minimo, ma ancora meglio. Questo è il canale vuoto. Cioè da praticamente da questo massimo qui al massimo di apertura, o comunque dove è già arrivato il prezzo, potrei anche metterlo qui, il prezzo qui dentro non c'è ancora arrivato. Quindi anche questa è un'idea di trading. Ok? Facciamo un altro giochettino. Copio questo canale e me lo sposto più in basso. Guardate come arriva vicino a questa zona qui. Molto bella. Facciamo un'altra cosa. Togliamo questo. Prendiamo questo canale. Non lo mettiamo più sul minimo di partenza, ok? Dal minimo che ho visto già arrivare, ma magari lo metto solo su questo massimo qui. Ok? E adesso notate come io copiando questo canale qui. Ma cos'è? Cos'è? Ritorniamo indietro di un po' di passi. Mi ha preso questo punto qui. Vedete com'è molto semplice dal punto di vista teorico, ok? Non di pratica. Non possiamo vedere che il mercato si appoggia sempre sui punti, basta solo andarli a cercare. Se io a questo punto, vedete, sono due canali, sono due, però li ho messi solo uno sopra l'altro, andando a prendere i punti di massimi e massimi e il punto centrale. Questa è una forca di pitch. Quindi in ogni caso, penso io che se fosse ancora vivo Andrew Pitchfork, non so neanche se è ancora vivo, guarda, non ho mai studiato la sua biografia, adesso dovremmo andare a vedere. Questa cosa qui, secondo me, la sua teoria della forca di pitch, quindi il forcone, chiamato proprio così, che dimostra il bastone centrale e il tridente, ok, che disegniamo così, funziona a morire, funziona veramente bene. Quindi in ogni caso il breakout di questa zona qui con un segnale fascia è assolutamente. Cioè io quello che anche oggi ho dimostrato in chat, adesso chi l'avrà già chiuso, chi non l'ha già chiuso, chi è ancora lì che tiene l'operazione, non lo so. Ma quello che ho dimostrato in chat stamattina, con la partenza su questa zona qui, indicandovi anche la lettura interna degli indicatori, non è assolutamente un motivo il perché io voglio portare avanti l'Academy o, che ne so, incentivarvi a fare qualcosa. Con quello che si è fatto ieri, con quello che si è fatto oggi in chat, si paga più di un anno, almeno quello che ho fatto io, più di un anno di Academy, quindi alla fine non è quello il punto. Se adesso qui abbiamo l'incrocio, perché è sceso qui? Guardate, stessa cosa, che poi potrei anche incominciare ad andare un po' sull'arrogante, guardate. Ok?
Quindi anche questa qui, una campana gaussiana magenta che ha chiuso, viola, chiamatela come volete. Quindi questo è comunque un ciclo, questo è un altro ciclo. Sui 5 minuti sono cicli irregolari. Quindi in ogni caso, anche se sono irregolari, quindi discrepanza di 1,5 minuti, io a questa zona qui dedico un pensiero di ciclo 1. Quindi questo qui è il ciclo 1 irregolare, perché chiamiamolo sempre irregolare perché è un time frame irregolare. E adesso dove siamo adesso è un ciclo 2, quindi mi deve ripartire la campana gaussiana a rialzo. Ci siamo? Ci siamo? Ciao Francesco, non ti avevo visto. Quindi ci si aspetta anche rispetto al ciclo 1 un nuovo massimo. Quindi, ritornando su poi sui cicli H1, chi ha detto che deve ancora scendere? Poi, purtroppo, e ancora ve lo dico, non lo faccio perché non mi piace, mi sarebbe piaciuto comprare anche la sterlina dollaro, ma non lo faccio. Poi, andiamo sul 4x4, la rubrica 4x4, trading 4x4, come l'ho chiamata, che mi piace tantissimo. Adesso, piano piano, metterò anche le altre cose. Il target è questo, Audio SD è un target rialzista su canale alto, ok? Io vi do anche un altro po' di input su questa zona qui. Questa zona qui, prendiamo una candela precedente, secondo me è possibile anche, quindi facciamo così, così vi dimostro un'altra cosa, è possibile anche che il target sia approssimativo in questa zona qui. Quindi non è detto che io devo uscire qui da questo target, cioè devo uscire assolutamente qui, però poi se mi fa un ritracciamento e poi mi ritorna su long, magari su un altro breakout, questo è il mio target temporale, perché le distanze tra qui e qui, 50, oppure da qui a qui, che sono 54, quindi più o meno 50-54, più o meno sarebbe questa qui la zona di take profit statistico. Vedete come vado da una parte all'altra? Ok, l'H4 4x4 si trova in una situazione di una zona che ieri era resistenza, magari l'avevo messa su questo minimo qui che adesso non ci servirebbe più, però rimane comunque una zona di resistenza irregolare. Quindi il target rimane 1,1265, 1,1268, è il pivot, quindi più o meno quella zona. Adesso notate anche un'altra cosa, se il livello del 38 è 2 di... Io sto per cadere per terra, cioè, sta maledetta della sedia che ogni tanto si stacca. Allora, con il piede riesco a muovere la manovella che blocca lo schienale, ogni tanto lo sblocco, faccio i capitomboli. Allora, avete sentito che botta? Ogni volta mi ammazzo quasi sulla sedia, guarda, devo cambiarla sta sedia maledetta, che è comoda, però col ginocchio ogni tanto stringendo la gamba chiudo questa leva, magari riesco a toglierla prima o poi. Allora, 1, 2, 3, 4, torniamo a noi. Se l'1,1265, 1,1263 è il livello di Fibonacci di questa ultima espansione, cosa potrebbe succedere adesso, visto che abbiamo il pivot a 1,1268? Che esattamente a 1,1263, onde evitare di arrivare a toccare il pivot per fare lo scherzo che dicevo prima ai trader che stanno aspettando il pivot, che poi mi scende ancora. Che poi non è detto che vada a scendere fino a questo minimo, scende soltanto magari ipoteticamente fino a questa zona qui per evitare che si prendano tanto profitti, poi danno l'indicazione short, quindi tanti che hanno preso il long si gireranno short, quando hanno abbastanza short i big continuano ad andare long. Quindi è difficile stare dietro ai long, stare dietro ai big, perché i big decidono in base a quante operazioni ci sono sul mercato dove andare a prendere il gruzzoletto di chi ci sta provando, ok? Quindi è una cosa che secondo me è un po' sulla bocca di tutti. Si dice sempre: ah, ma i big fanno questo gioco, spostano questo, fanno questo e tutto il resto. Quindi questa cosa qui è una cosa che secondo me io penso che sia così, che sia così. Poi magari ho ragione, magari ho torto, ma se mi faccio questo discorso qui ne esco bene, perché allora dico: ok,
puoi arrivare fino a qui, poi magari scappano fino in alto e dico ok, col senno di poi avrei guadagnato 50.000 euro, ma non mi interessa questo qui. È come proprio quando ne parlavamo ieri o l'altro ieri mi pare, per messaggi vocali con Gianni, diceva ah, ma se lasciavo ero franco svizzero, se lasciavo questo, non mi ricordo neanche che copia era, ma se non fa fame, non si fa, non è questo, se non si può fare trading col senno di poi è impossibile. Devi fare trading adesso. Quello che tu porti a casa è il guadagno che fai. Poi, se tu col senno di poi vai a vedere uno stop che hai preso 50 euro, sei andato a vedere anche lo stop che non avrei visto. Se non mettevo lo stop, perdevo 500 euro. No, vai a vedere che hai preso lo stop. Quindi, alla fine si vedono solo le cose negative dal punto di vista avrei potuto, forse avrei, se tenevo, guadagnavo. Non è questo. Il trading è fatto di portare a casa e fare cassa. Questo è. Poi, adesso a un certo punto dove io mi trovo con questo mercato qui, quello che io posso ancora, se volessi fare visto che siamo sul time frame H4, se volessi fare un'analisi H8, quindi moltiplicando per due, questo è un ciclo, questo è un altro ciclo, e quindi siamo anche in un 2, quindi questo qui è comunque il ciclo 3 e probabilmente non andrà qui in alto, quindi assolutamente il massimo target potrebbe essere questo. Quindi anche questo mi induce a capire che probabilmente tanto long non ci sono. Ok, sì, sto andando long adesso perché deve partire qualcosa, ma non è tanta la forza che posso vedere, perché anche se i cicli H8 sono comunque già diventati ribassisti qui. Che non vuol dire niente perché può partirmi a razzo così, però onde evitare, mi faccio suggerire dal grafico quello che vedo, giusto? Benissimo. Andiamo a vedere anche altre cose. Quindi un po' una infarinata di tutto quello che facciamo. GBPUSD 1, 2, campana gaussiana gialla. Siamo nel ciclo 3 che è partito con una bella sgambettata. Ok, qui non è che abbia fatto chissà cosa, ho messo un canale da questo minimo qui a questo minimo qui che non è la spike. Cioè, proprio qui l'ho messo. Cioè, mi sono inventato una cosa per darmi un'idea di trading. Ok, poi l'ho messo logicamente relativo da questo massimo a questo massimo per avere un'indicazione. Volendo, posso anche spostarmi. Con questo minimo qui posso spostarmi ancora più basso sui corpi. Lasciamolo però qui, intanto non mi interessa. Non ho un'idea di trading lì in alto, ma l'idea di trading ce l'ho qui. Si sta accumulando una fase di, vedete, torna giù col gap, torna dentro col gap, sta per quello io vorrei andare long anche oggi, ma non me lo permette perché abbiamo il pivot che è qui in basso il pivot, quindi non lo voglio prendere fino a quando. Questa è un'indicazione comunque che trovate, questa immagine qui la trovate sulla rubrica 4x4. Ok? Rubrica 4x4 ci sono queste immagini. A lungo termine la sterlina dollaro è rialzista, però andiamoci piano. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4, un 4 smezzato, questo è il ciclo 3, quindi ad ogni modo probabilmente sono ancora. Ho finito il ciclo 4, siamo nel ciclo 1. Quindi, onde, adesso non voglio toccare l'analisi, ma qui, proprio come ho fatto su euro-dollaro, e vado di nuovo sui cicli, proprio per darmi una pulizia generale, una ripartenza generale, un'idea generale di cosa potrebbe succedere sulla sterlina dollaro. Visto che non so cosa faccio, non so dove sono, non so neanche se è una Y, questo ad ogni modo so che è un ciclo 1. Quindi qui c'è un ciclo 1, ok, che è in movimento. Non ha toccato il pivot, quindi ancora non lo trado, e sull'H4 da qui in poi, che poi non so neanche in che ciclo sono, però da qui in poi, qui esattamente neanche su dove ha fatto questo qui è un errore ciclico per chi ha fatto il corso, questo è un errore ciclico. Quindi senza sapere niente dove sono, questo era il ciclo 1. Ah, scusate, fatemi leggere, siamo ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Quindi a questo punto ah, devo mettere il 2, non niente il 2 e 3. Adesso andiamo a vedere perché tra un pochettino l'euro-dollaro dovrebbe ripartire a rialzo, sempre pensando. Quindi da qui in poi io sono nel ciclo 3 della sterlina dollaro. Quindi anche qui stessa dinamica, potrei partire a rialzo, ma prima o poi verrò fermato da qualcosa, una forza maggiore. Togliamo questo Fibonacci qui che non ci serve. Togliamo anche questo Fibonacci qui che non ci serve, li metto dopo quando avrò un'idea di trading, perché volendolo potrei mettere già qui. Ok?
Lasciamolo, intanto vediamo cosa succede. Poi torniamo nel minuto dell'euro-dollaro. Qui doveva partire a rialzo, che l'ha fatto assolutamente. Dov'è il mio trade da fare? Dove faccio trading? Dove faccio trading? Esattamente. Vado a fare trading se mi rompe la gobba, perché la gobba, se andiamo a vedere, ultima espansione minuto, è sopra il 50%, quindi comunque mi darebbe un'ipotetica un po' più alta qui. Mi dà un'ipotetica ritorno sopra il 50%, riparto a rialzo, quindi questo io non lo faccio perché sono ancora long, visto che qualcuno me lo chiede sempre, ma io non voglio dare indicazioni perché non dovete farvi influenzare da quello che faccio io. È un'altra tipologia di trading basata su altri capitali. Comunque sono ancora long, così ti togli il dubbio, Peppe, che me lo chiedi. Io cerco di non darvi queste indicazioni in chat, proprio perché ognuno deve essere responsabile. Quando io scrivo gestione singolare, ognuno pensa per sé, quindi vuol dire ognuno fa proprio la propria gestione, se non dovete guardare quello che faccio io. Quindi in questo caso, se qualcuno deve già prendere profitto, che magari è il margine basso, prendete profitto, cioè non state a guardare, io non so dove va a finire il mercato, quindi posso soltanto teoricamente pensare che oggi vada a 12,60, probabilmente ci azzecco pure spesso, ma non sempre, quindi non basatevi su questo, basatevi sul proprio conto. Quindi io non faccio il long perché sono già long abbastanza, quindi non vado a spingere ancora di più, però in questo caso questo potrebbe essere l'idea del long, perché ritornerei sopra a questa zona. Se io vado a vedere su H1, e qui abbiamo la candela cono che sta ritraendo un attimino, la metto a mezz'ora. Ah, ma guarda, la candela a mezz'ora ne ha fatta una rossa e una verde. Quello che intendo sempre dire è quando le candele a mezz'ora vengono spezzate. Nella candela a mezz'ora io posso vedere il ritracciamento. Qui vedo due candele, una rossa e una verde, no? Però se io vado a vedere su H1, vedo solo una candela rossa che si sta ritraendo a rialzo, ma è normale, abbiamo anche il segnale long, siamo sopra la 48, siamo sopra la 12. Se torno sul minuto, dove siamo? Siamo sopra la 48. Cos'è che ho detto io all'inizio del webinar quando eravamo qui? Mi determina la partenza di una nuova distribuzione quando andremo sopra la 48 e ci rimaniamo. Quindi sono tecniche semplicissime, lo dico io che le ho fatte, ma sono semplicissime, perché io penso che un paio di voi, io penso, non so se adesso c'è Gianni con noi, ma Gianni sta lavorando bene con tutto quanto, ma non c'è. Gianni, per esempio, ha molto assimilato subito come una spugna e sta già tradando i cicli tranquillamente. Quindi è una cosa molto semplice. Poi adesso sono di guardare i video dei cicli, ne guardate uno, guardate due volte, tre volte, quattro volte, vi trovate in queste cose. L'allineamento poi viene fatto tra i webinar pubblici come questo e viene fatto con i webinar live che faccio 2 o 3 volte alla settimana. Adesso piano piano mi sto regolando, anche perché prima o poi vorrei lasciare la chat, nel senso che sì, ci sono ogni tanto, ma se sono in ferie non sarò lì a scrivervi quello che sto facendo, cioè insomma è una chat di trading per allineamenti, non per segnali. Quindi vedete come è reagito sul mini, su questa zona qui, sul 50% torna giù, abbiamo un segnale long. Io devo capire però che la campana gaussiana tratteggiata è quella che riparte, quindi mi deve fare qui un minimo di ripartenza. Che me lo fa? Se andiamo a vedere anche qui, se notate, vabbè, questo magari è poca volatilità, questo minimo qui però è quello precedente, quindi questa è la zona della partenza della campana gaussiana, questa è la chiusura della campana gaussiana, mi deve partire la prossima. E anche qui, se io vado a determinare le partenze delle campane gaussiane, posso già indicare in questa zona qui, a rialzo dal minimo al massimo, guardate, dal minimo al massimo. Adesso me la sono spostata, l'ho messo al contrario, ma non importa. Me la giro. Faccio così, lo cancello proprio e me la rifaccio. Ok,
posso prendermi questo movimento qui, non mi interessa neanche, posso anche spostarmi al massimo assoluto. Quindi possono coincidere questi livelli qui come canale. Ah, c'è troppa roba. Come canale. Ecco qui. Cioè, queste cose qui sono cose veramente basi che uno le dovrebbe sapere. Da questo minimo qui, adesso si è spostato un attimino, a questo minimo qui, equidistante, quindi il prossimo target di movimento ciclico che è analisi tecnica, quindi l'analisi tecnica è automaticamente anche analisi ciclica, questo movimento che vediamo qui dentro è contenuto su questa zona qui. Ok, lasciamoci anche questo picco qui, anche se è un errore ciclico. Quindi il prossimo sarà contenuto all'interno di questo canale. Quindi la prossima campana gaussiana potrebbe farmi questo giochettino qui. Quindi arrivare nei massimi assoluti che è 1,12,60. Ritorniamo sempre a questo numero, il cui ci stiamo aspettando, il target al pivot, che è questo qui. Ok, quindi vedete che questo canale potrebbe essere poi abbandonato. Quindi cercate di giocare su questa cosa qui. Copiamo il canale. Lo sposto e nei prossimi, quindi sono minuti, potrei arrivare alla parte alta del canale che è questa. Ok, immaginate che arriva qui. Quindi se arriva qui a questa zona qui, lo fa esattamente tra 45 minuti. Più o meno, per darvi un'indicazione, un'idea. Quindi capite che il trading veramente poi c'è quello che vuol fare il trading di qua, vuol fare il trading di là, vuoi tradare tutto quello che vedi, vai a prenderti per esempio. Vai a prendere l'euro AUD che sta tagliando il grafico a metà, cioè l'euro AUD sta scendendo letteralmente come se è un coltello che ti è scappato e lo vorresti prendere mentre sta scendendo. Non devi, devi lasciarlo andare, se sta scendendo, sta scendendo, non devi toccare l'euro AUD perché guardate, come fai? Qui è caduto e qui qualcuno ha cercato anche di prenderlo nella resistenza, ma è scivolato dalla mano. Adesso quello che può adesso andare a fare un long di euro AUD è da pazzi se lo dovete fare con leve pesanti. Se voi lo si fa tranquilli, leggeri perché è sceso tanto, ma io lo lascerei anche stare perché mi sembra un po' mi dà l'aria di non voglio fermarmi. Poi magari sui 5 minuti c'è qualcosina che si potrebbe anche fare. Però questo è un grafico, per esempio, che in questo contesto io questo grafico qui non lo vado neanche a vedere, non mi interessa proprio. Non ha un punto, è come se io dovessi scalare la montagna, ma la montagna è talmente ripida che non ho nessun punto dove appoggiarmi. Ok? Torniamo al nostro amico Eurodollaro che su 5 minuti ha fatto, oltre al segnale di stamattina, che ve l'ho riportato in diversi fotogrammi, chiamiamolo così, ogni volta, vi ho riportato anche l'andamento dei canali gialli del dinamico. Bene, open price, che sarebbe esattamente questa zona qui, è ritornato sopra l'open price, torna sotto, la candela daily, logicamente è rossa, verde, verde, rossa, rossa, verde, adesso di nuovo verde. In questo caso qui sta tornando qui in alto. Se vogliamo proprio vedere, l'unico segnale short è stata questa linea rossa qui, che ha toccato il suo target di pivot, adesso sta dando un segnale rialzista. Questo segnale rialzista che sta per dare, quindi la linea rossa che esce a rialzo, assolutamente è il breakout. Non direi neanche di andare sopra il massimo, il breakout di questa zona qui già basta. Su questa zona qui è un altro segnale long di euro dollaro. Quindi quando io faccio molti segnali o che faccio come ho fatto diverse volte con voi in chat, che entro tantissime volte nella stessa direzione, piramidando, neanche mediando, con posizioni già in positivo e continuo a farne. Perché abbiamo una direzione, oggi la direzione probabilmente, anche se non è tanto chiarissima come sempre, è una direzione che l'eurodollaro sembra di dover dare una forza rialzista per dovuti impegni di grafico che ha lasciato un gap aperto e tantissimi trader si stanno mettendo long. Quindi i big ci penseranno due volte a dare adesso una manata di denari ribassisti, perché prima devono andare a secondare la massa monetaria e la massa monetaria siamo noi. Ok? Quindi in questa zona qui, altro long, sempre di massa monetaria. Quindi la massa monetaria si sta spostando tutta rialzista fino a quando non avremmo poi raggiunto un target dove i big dicono: ok, adesso mi avete rotto le scatole, adesso possiamo vendere. Vendono proprio per far sì che non si prendano profitti. Quindi torniamo noi, campana gaussiana magenta, ok? Va bene se la chiamo magenta o viola, come la volete chiamare, ma magenta va bene.
fucsia, come lo volete chiamare, è questa. Quindi anche questo determiniamo la partenza di una campana grossa nella magenta, che poi parte da qui, finisce qui. Se questo è il ciclo 1 sulla campana magenta, deve andarmi a fare un nuovo massimo rispetto a quello precedente. Ok? Ci siamo? Bene, non abbiamo parlato di DAX. Il DAX è diventato di nuovo una fase voglio ma non posso, ce la faccio non devo, voglio andare ma c'è qualcosa che non va, non riesco a tenerlo. Allora, i grafici si muovono negli indici in una maniera un po' diversa delle valute, non hanno un movimento che è dato magari a un'evoluzione ciclica, ad un pivot, un movimento che è consono con l'andamento giornaliero. No, il DAX si muove in movimenti con a strappi, quindi questo è stato uno strappo, adesso cerca con questa candela qui di tornare su, con questa candela di oggi cerca di tornare giù, ma non ha nessuna indicazione. Proprio per quello io uso il tempo, come avevo detto l'altro giorno, sul 4 ore è finita la fase short ed è incominciata la fase long. Adesso ha fatto un gap, ma siamo ancora in fase long, quindi fase long su H4. Sull'H1 stiamo entrando in una fase long, che è questa centrale, ok? Sulla daily abbiamo cominciato la fase long, scusate, sul daily, per cominciare una candela più tardi abbiamo cominciato la fase long qui, quindi abbiamo ancora tutta la fase long. Quindi questi ritracciamenti che sta facendo, cioè anche su 15 minuti ribassisti, sarebbero da comprare. Io, siccome mi sono già un po' piegato con tante operazioni, sto fermo, continuo a seguire la mia metodologia, tenendomi delle operazioni aperte solo long. L'idea di entrata dopo la chiusura di gap, ritornando sopra questa trend line regolare che la uso come linea di regressione, il target sarebbe questa zona qui. Noi dite: ma sei pazzo? Sì, sono pazzo, però se mi ritorna qui in alto, una zona così in alto, non so se me la vado a prendere, ma intanto mi fermerei più o meno sul canale, quindi questo qui potrebbe essere il primo target. Notate che anche qui struttura di canali messa praticamente da questo massimo qui, adesso si è spostata un attimino, quindi no, è giusto su questo massimo qui e quindi su questa zona qui, sì, giustissimo. Quindi in questa zona qui è solo spostata, bravo Paolo. Ok, quindi questo è il canale, è qui distante, quindi se mi ritorno, vedete che se siamo sul canale, se mi ritorno in questa zona qui mi riparte, questo è il mio livello di target, è questo canale qui, che adesso lo possiamo anche allungare un attimino. Ok. Quindi questa più o meno la zona dove io prenderei profitto. Attenzione, abbiamo la sterlina dollaro, tanto l'euro dollaro che, ragazzi, io non so più cosa dirvi, la sterlina dollaro che purtroppo non è riuscita a toccare il pivot e anche essa sta dando un segnale long. Notiamo qui che la sterlina dollaro sta dando anche un segnale long, che io non lo farò, di linea rossa di dinamico, quindi sta uscendo dalla parte del dinamico, quindi comunque è un long. Non la faccio, prima preferisco il mio desiderio di chiudere l'euro dollaro che, come vediamo, sta facendo il suo ragionamento ciclico, il suo movimento senza badare a nessuno, senza guardare niente. Torniamo proprio per dimostrazione visiva a farvi vedere che se la candela H1 era questa, adesso c'è il cambio di candela, vado a metterlo su mezz'ora, guardate, una candela rossa e una candela verde. Che cosa vuol dire questo? Qual è il motivo perché adesso si dovrebbe andare long? Guardate, se io misuro questo corpo qui, così, opa, sono un po' storto, e faccio questa spike così, questa qui è la mia candela H1. Quindi sono in una pin bar, quindi questo qui è il long dell'euro dollaro, ok? Che io non faccio perché sono già long. Se io vado a vedere adesso la candela H1, notate, adesso chiaramente è un po' più piccolina, ma è questa qui. Questa pin bar qui, costruita da due candele a mezz'ora, e il segnale long di metodo fascia coincide perfettamente. Quindi oggi la giornata dell'euro dollaro, per chi vuole avere, diciamo, un supporto un po' superiore a tutto il resto, si determina per, come minimo in long fino a questa zona qui. Io chiuderò a 1,1260, se riesco, 1,1260. Ho messo il target a 1,1268, ma sono anche già, visto che ho aperto anche da ieri, sono già nell'idea di non trovarmela, non portarmela ancora oltre, ok? Comunque euro dollaro rialzista, euro di che sembra
andare contro, quindi correlazione inversa, anche questo è il motivo perché l'euro di non lo vado a tradare. Andiamo a vedere il GBP yen, avevo fatto qualcosina stamattina? No, non l'avevo fatto, GBP yen l'avevo lasciato. L'euro, sono in webinar Gianni, sono in webinar adesso. Ok, allora poi andiamo a vedere l'euro franco svizzero. Chi è che me l'ha chiesto? Peppe? Sì, ok. L'euro franco svizzero, non mi dire il perché, perché intanto già immagino, è robo. Guardate l'euro franco svizzero. A un certo punto, tante coppie, io le trado perché trado tanta roba, no? Tante volte però meglio lasciarle stare sul trading discrezionale. Andiamo un attimino. No, è in una zona che non mi dice niente, non mi dice proprio niente questa zona qui. Quindi 57, vediamo la misurazione di questa, 75. Andiamo a vedere quanto misura questa. Guardate, 56, guardate questo numero 57. Se io dovessi fare come ho fatto nell'euro dollaro, mettendo un separatore di qua a 57, guardate, lo mettiamo proprio così. Guardate come si allineano le distanze. Qui si è spostato un attimino. Questo è il mio gatto che rompe le scatole come sempre. Allora, questa distanza qui la sposto qui, guardate, soltanto per no, non è un i webinar non sono fatti di segnali o fatti più di una maniera di vedere il mercato che io, guardate, questo spostamento che non ha ritrovato le 57 candele ha trovato di nuovo l'armonia poco dopo. Guardate su questo minimo qui, praticamente è ripartito come qui, è ripartito poco dopo, ok? Quindi si sono disallineati i mercati, ok? Praticamente in questa zona qui, quindi oggi alle 2, domani alle 16 pomeriggio, potremo magari vedere la partenza dell'euro franco svizzero. Quindi queste cose qui da segnare, che domani in questa zona qui temporale, con un segnale long, magari anche di metodo fascia, io cercherei long. Però attenzione, perché non posso fare il contrario? Perché non lo posso fare prima? Copiarlo. Questo rettangolino lo sposto qui nella zona long, quindi vedete che alla fine è tutto quanto un'idea, una scusa. Il mercato è una scusa, cioè il fare trading è una scusa. Guardate, in questa zona qui, la lasciamo qui in alto così vediamo anche un po' di movimento. Eccola qui, in questa zona qui, quindi alle 2 di notte, che non lo farei mai, la mezzanotte, con il cambio della candela, ho comunque la situazione rialzista di euro franco svizzero. Perché quello che si è disallineato qui si dovrebbe riallineare prima o poi, perché anche qui, se notate, si è disallineato di un altro rettangolo, copio sempre lo stesso rettangolo e lo sposto. Ok? Guardate, è arrivato con un gap da questa zona qui con il gap. Quindi anche queste cose qui, soltanto per darvi di input. Quindi analisi sull'euro franco svizzero, non ci sono analisi, almeno io non vedo nessun punto di inversione. Abbiamo anche qui il crollo dell'euro franco svizzero dopo che ha fatto un tentativo di rialzo. Questa cosa qui adesso di andarla a vedere perché è successo che la guerra, boh, 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 boh. E le guerre, la valuta, a parte che qui vorrei spendere un attimino due parole. Nel 2014 è cominciata in Ucraina una guerra civile, diciamo, tra l'esercito e i civilisti. Quindi praticamente l'esercito sta ammazzando il proprio popolo. Quindi Putin, che tutti quanti lo dichiarano come un cattivone, è andato lì per mettere la pace. Così è per sintetizzare la cosa. Poi logicamente se andavano gli americani andavano per fare la pace, per sistemare tutto. Ma visto che c'è andato Putin, è andato per andare a rompere le scatole. Quindi anche qui è una cosa che i giornali non ti dicono. È una cosa terribile vedere un telegiornale che c'è il cronista con l'elmetto, con la veste, antiproiettili e tutto il resto, e dietro guardi ci sono i caffè pieni di gente che sta bevendo il caffè. C'è tutta una presa, una messa in scena proprio. Quindi assolutamente sulle valute l'impatto generico
guerra è assolutamente o è già scontato all'inizio, ma è una cosa che non avrà impatto generale sulle valute. Le valute hanno trovato una causa di movimento, ma non è che adesso l'euro-dollaro può crollare definitivamente, se non possono cambiare. Io vi faccio l'esempio più banale che esiste: non puoi andare al supermercato e un litro di latte costa, adesso non lo so, io non compro il latte, ma 70 centesimi. Non puoi andare al supermercato il giorno dopo e trovi il latte che costa 1,50 euro. Assolutamente no. Quindi per non fare questo cercano sempre di mantenere un andamento un po', no? Tranquillo. Ok? Giuseppe, non me lo scrivere più perché sennò ti cancello anche da qui. Ti cancello. Non mi scrivere più di conti di robot, non mi interessano. Lo sai che li hai talmente ristretti e buttati, talmente fatto quello che dovevi fare, quindi adesso non mi andare a rompere le scatole su questa cosa perché insomma arrabbio pure. Ok, per aumentare i prezzi della benzina, anche questa è un'altra cosa, ma non mi interessa. Io, cioè, certo che faccio benzina, però il prezzo della benzina è salito tantissimo, sebbene le riserve ci sono ancora. Questa è anche una manipolazione per spingere un po', diciamo, l'economia sulle macchine elettriche alla fine. Ok, però questa è una mia idea, non mi interessa. Torniamo al trading. Ok, torniamo al trading, torniamo però anche a vedere, vediamo se ce l'ho, l'USD yen, andiamo a vedere sul 4.4. Ok, dov'è? 4x4, perché voglio vedere se ci arriva prima. Se arriva l'Audi USD al target, vedi che ti sta già arrivando. Okay? Doppio massimo, questa è una bella idea perché se non va poi a target o torna giù, nell'incavo tra qui a qui, appena riscende, si può comprare per portarlo a target. Ok? Quindi sono tecniche replicabili. H4, stiamo tornando sopra la zona della trend line regolare. Quindi la trend line che comunque non dice niente, non mi interessa più di tanto. E quindi potrebbe essere questa qui. La trend line ancora più regolare, quindi il target è questo. Quindi, visto che mi hai fatto la domanda su Skype, Gianni, che non vedi tanta forza di euro dollaro, io la forza dell'euro dollaro la vedo abbastanza forte. L'unica cosa che piega un po' l'euro dollaro è l'andamento della sterlina dollaro, che non ce la fa, la sterlina dollaro non ce l'ha fatta a salire più di tanto perché ha questo pivot scoperto e quindi c'è un ammasso di ordini pendenti, ma ogni volta che cerca di scendere anche lei cerca di mettere sulla testa. Quindi sull'euro dollaro, secondo me, andrà a rompere anche questo massimo qui, magari fa un'accelerata, non arriva al pivot, arriva poco sotto. 1,1268 è il mio target, però 1,1260 potrebbe essere già un target abbastanza ambizioso. Notate le zone long, quindi è confermato che qui è ripartita la campana galossiana sul minuto, quindi è partita sulla zona dove io l'ho detto logicamente 7, 8, 10 minuti prima, come sempre, e in questa zona qui dove sta partendo adesso il ciclo 2, anche questa è una zona long. Quindi vi ripeto, queste linee che io ho messo sono, adesso non mi ricordo più, 39 periodi, ma uguale a quanto le mettete. Prima o poi i grafici si allineano, quindi in questa zona qui io li lascio sempre, non li cambio mai, li ho messi una volta 39, 38 e così rimangono. Mi allineo su questo, vedete, parte una candela prima, candela dopo, ma parte. Quindi anche qui sta per ripartire. Ah, siamo all'interno di un canale che ho dimostrato prima, quindi questa è la zona a cui non dovrei andare più qui sotto, diciamo. Ok? Questo è quello che mi. Ma tu e anch'io, Gianni, abbiamo delle operazioni che volendo è uno stipendio di un muratore mensile, no? Almeno io non so quanto hai fatto tu. Ma si potrebbe anche dire, sai cosa, chiudo e mi faccio un'oretta di sonno sul. Vedi? Sono abbastanza soldini. Si potrebbe anche chiudere tutto e farsi un'oretta di sonno sul divano, almeno io che posso farlo, non so, tu magari hai altre cose da fare, ma non è un brutto guadagno già quello che sto già facendo. Adesso cercare di portarla, stavolta reggi, mi ha influenzato perché io l'avrei già chiusa e mi influenzi, però va bene, ci sta, ci sta. Quindi in questa cosa qui adesso dovrebbe ripartire il rialzo. Se mi rompe questo massimo qui, l'euro dollaro è rialzista, perché guardate come che influenza che hanno questi separatori di tempo. Guardate, molto. Poi vi ripeto, no, li potete mettere a caso, non è che qui non ci ha azzeccato poco dopo.
Ci hai preso la mano allora, Gianni. Quattro lotti sono quattro lotti. Ok, perfetto. Quindi alla fine penso che con la chat e con tutto quello che c'è nell'Academy, anche se non è ancora tutto completo, vi state portando avanti. Ok? Ok. Segnale di metodo fascia. Non è ancora arrivato, quindi sta facendo la sua parte di chiusura della campana gaussiana magenta. Appena qui comincia a farmi un segnale verde, ho esattamente ordinato, preciso, un segnale long di metodo fascia sopra il dinamico alto e quindi rialzista. Ci sta o non ci sta? Quando tutto è allineato, ieri era un po' se ieri chiudevamo l'euro-dollaro e oggi lo riapriamo, era ancora meglio. Peccato che non l'abbiamo fatto, ma col senno di poi si possono sempre dire queste cose, ma vi ripeto, non è una cosa che a me non interessa proprio più, non ho più questa pressione di andare a vedere che cosa avrei fatto. Ormai mi sono tolto, mi sono fatto il callo su queste cose. Non usciremo mai precisissimi, a volte succede, ma non usciremo mai precisi perché magari il giorno dopo dice, cavolo, ma se la tenevo. Ma è sempre così. Cioè, il trading è fatto così, non esiste un'entrata e un'uscita perfetta. Ok, in ogni caso abbiamo un'altra cosa che qui continuiamo a monitorare. Io qui vi ho messo questo cerchietto qui per dimostrare la forza di una campana gaussiana magenta che mi taglia quella gialla a rialzo. Qui torna qui sotto e qui sta tornando sopra. Allora, per dimostrare la forza, visto che mi hai chiesto questo, mi hai detto prima, non vedo tanta forza sull'euro-dollaro oggi, io ne vedo abbastanza, però a parte questo, se la linea magenta adesso incomincia con il tempo a salire e mi va di nuovo sopra la media gialla, oppure me la va a ritestare, in base a dove la ritesta, se per esempio me la ritesta e l'euro-dollaro è qui, allora immaginiamo che questa sale, mi si incrociano qui queste due medie e il prezzo è qui, io posso anche già chiudere qui perché probabilmente tornerà dentro sulla campana gaussiana gialla per fare la chiusura di un'altra campana gaussiana magenta e poi di un'altra campana magenta, quindi non voglio andare a cercare l'effetto. Poi col senno di poi tieni 5 minuti in più e magari avevi pivot, ma meglio portarli a casa caldi piuttosto che freddi, no? Bene, ho guardato tutto quello che c'era da guardare. Mi ripeto, non faccio altro che queste coppie qui. L'USD Yen l'ho guardato stamattina, sta mostrando una debolezza l'USD Yen. Okay? Quindi anche questa è una forza di euro-dollaro, è una correlazione dell'euro-dollaro. Non ci sono gap aperti, li ha già chiusi, quindi il gap che aveva fatto qui lo ha chiuso subito e sta continuando ad andare giù. Se l'USD Yen mi rompe questo minimo qui, addirittura potrebbe essere un segnale short, perché guardate, il metodo fascia ha dato un segnale short qui, quindi rompendo questo sarebbe il target del pivot. Non lo faccio, ma se mi crolla fino a qui, è chiaro che l'euro-dollaro sarà nei massimi nuovamente rialzisti, quindi cercare questa cosa. Allora, abbiamo però non definito ancora il movimento USD CAD, che anch'io ho due operazioni. Il fatto vuole che l'USD CAD l'ho fatto più piccolo delle operazioni sull'euro-dollaro, quindi assolutamente posso stare tranquillo perché potrei chiudere tutto assieme la somma positiva come già ieri era andato tutto in positivo. La lascio correre un attimino, chiuderò solo l'euro-dollaro e l'USD CAD l'andrò ad analizzare con il tempo, visto che sono operazioni fatte più piccoline, sono due operazioni da mezzo lotto, quindi un lotto solo, potrò anche non chiuderle adesso e appena mi ritornano su le chiudo magari a pari. Quindi ho comunque guadagnato il tutto dell'euro-dollaro. Sì, sono a 39 o 38, non, ti ripeto Giuseppe, non cambia, li puoi mettere anche a 40, li puoi mettere anche a 37, li puoi mettere a 45, cioè non cambiano, mettiti dei separatori e poi ti adegui a quei separatori i movimenti, cioè deve essere tua, mettili a 40, cioè io l'ho messo a 39 perché probabilmente avrò visto un ciclo da 39 candele, quindi l'ho messo lì. Poi si è adeguato che sia 39, che sia 41, poi 53 e alla fine. Punto di inizio, guarda, assolutamente lo faccio vedere di nuovo, che così il motivo è questo dei cicli. Allora, inutile metterli a darti un'indicazione perché, guarda, questo è sul minuto. Allora, tu prendi il separatore. Lo vai a vedere su movimento 9 del mattino, questo qui va bene, ok? Puoi mettere su questo minimo qui, a questo minimo qui. Ok, guarda quanto sono.
34 vanno già bene. Cioè, puoi farti anche questo, guarda, da qui a qui vanno anche bene, guarda, da qui sale, qui sale, qui sale. Vedi, non esiste una zona precisa. Mettili come vuoi, guarda, questi sono 47 e vanno bene lo stesso. Probabilmente in questa zona qui partirà a rialzo l'euro-dollaro, perché sono dei punti di tempo. Ok? Quindi la definizione che io do non è precisa. Cioè, puoi fare anche un'altra cosa, puoi metterteli più stretti ancora. Vediamo se ne trovo qualcuno stretto. Guarda, questo qui è strettissimo. Ok? Guardate che sembra una cosa, è soggettiva. Poi, in base a questi separatori che hai, ti costruisci la tua strategia. Puoi andare a costruire. Certo che non ti vai a prendere un ciclo sulla lateralità, questo no, però io copio questa, lo copio. Vediamo se l'ho copiato. Dammelo, non l'ho copiato. Guarda dove sta partendo, guarda dove è partito. Hai visto? Cioè, sembra un giochettino, è un gioco. Cioè, io normalmente per queste cose qui dovrei far pagare il biglietto. Lo posso mettere all'indietro, guarda. Vado a vedere quante volte me l'avrebbe preso all'indietro, guarda. Ok? Qui non funziona perché il notturno alla mattina, ma guarda come funziona qui. Quindi decidi tu dove devi metterlo. Non ti fissare con le cose, precisione non esiste. Quando capirai che la precisione non esiste, magari incominci a fare del trading profittevole. Ok? Guarda, torniamo, visto che siamo qui, torniamo ai cicli sul minuto, okay? Per farvi capire la forza dei separatori di tempo, ma la forza ciclica. Probabilmente sta già andando a scontare il prossimo massimo. Ok? Andiamo sul fascia che abbiamo il segnale. Purtroppo, di nuovo lo ripeto, sterlina dollaro non l'ho fatta e mi dispiace, ma a volte non riesco a fare tutto. Allora, non c'è una regola, non c'è regola, non c'è. Puoi fare come vuoi. Hai visto? L'ho messo a 40, 50, 70, uguale. Guarda come lo metti. Ok? Andiamo a vedere. L'euro-dollaro sta. Tra un pochettino darà anche un segnale, vedete come sta partendo la campana gaussiana magenta? Qui ha un segnale long sopra, il segnale del metodo dinamico, che è questa linea rossa che sta per uscire, qui uscirà perché più o meno lo conosco l'indicatore, quindi uscirà a rialzo in questa zona, mi farà anche un segnale long. Quindi abbiamo statisticamente verde, rosso, verde, rosso, verde, rosso, verde, rosso. Non esistono altri colori. Chiaro che ci sono delle discrepanze ogni tanto, tipo queste candeline qui che escono rosse così, ma vi ho già insegnato come eliminare il colore che non serve, no? Fai iniziare dove vuoi. Ok, quindi terminando, allora guardate che mi dispiace non averla fatta, perché è molto simile all'euro-dollaro, ma non ha toccato il pivot, quindi purtroppo non la posso fare, è più forte di me. Il dollaro australiano probabilmente sta arrivando già a prendersi il suo take profit. L'euro-dollaro sta cercando di salire. Sterlina yen non l'ho guardata oggi. Mi sono concentrato solo sull'euro-dollaro, perché secondo me è meglio adesso andare a chiudere l'euro-dollaro. Io e te, Gianni, a braccetto ci portiamo all'euro-dollaro, ma tra un pochettino lo chiudo, cioè dico che non andrò a magari neanche a rispettare il target di 1,1260. Non lo so, lo vedo bene rialzista e tutto il resto, ma non sono il più bravo a mantenere i target, ormai lo sapete, avete capito, no? Ok, perfetto. Allora, anche per oggi fatto un po' di tutto. Vedete già questo webinar pubblico, per chi ha partecipato, ha visto che è molto semplice mettere dei separatori di periodo sull'euro-dollaro, che sono anche a caso, e già su quello basarsi su delle strutture. Un separatore di periodo e uno stocastico posso risolvervi la soluzione. Può essere una possibilità di fare trading. Ok? Io mi aspetto una rottura di questo massimo, mi aspetto una candela, visto che ieri il target non l'abbiamo raggiunto, e possiamo anche andarlo a vedere anche qui. No, il target di ieri, quindi anche questa è una cosa bella. Il target di ieri, che era 1,1260 sull'euro-dollaro, quindi il target di ieri da questa zona qui arrivare alla zona del pivot R1, questa zona qui,
e questo ho fatto la domanda prima, tanti mi hanno risposto, se IED doveva arrivare qui doveva farmi 180 pips. Chiaro che l'euro dollaro non ha un range di 180, ma 120 il massimo, 130, quindi già ieri era arrivato a fare 121, quindi proprio per questo si doveva chiudere ieri. Zanni, comunque va bene lo stesso, anch'io l'ho lasciata perché pensavo che di notte andava su, va bene, non importa. Oggi il range di oggi invece finora ne ha fatti solo 47, quindi arrivare qui, ok, arrivare in questa zona qui è possibile. 1.1268, ieri addirittura il target era la chiusura del gap 1.1260, oggi 1.1268 un po' più ampio addirittura, quindi abbiamo ancora 41 pips dal minimo di oggi, abbiamo 77 pips, quindi addirittura potrebbe anche salire ancora oltre gli 80 pips, però ci si accontenta, no? Ok, perfetto, vedete distribuzione sul minuto, qui è partita la distribuzione, quindi questo è il minimo di Gauss, questo è un suo ciclo 1, questo è il ciclo 2, dovrebbe farmi un nuovo massimo. Regolatevi su tutte queste cose qui. Oggi no, ho tutto o niente. Va bene, dai, va bene Gianni, va benissimo. Però io sono un po' restio, ogni volta ci penso e poi chiudo perché vedo la somma e sono tanti soldini. Quindi anche adesso sto cercando di tornare sul 50%, poi magari c'è l'effetto crollo e non vorrei essere. Ok, perfetto, grazie a tutti, ci si sente poi in chat, vediamo, oggi non riesco a fare il live, assolutamente non ce la faccio, un casino di cose arretrate, ma in questi giorni cerco di organizzarmi anche per il terzo appuntamento per il metodo fascia. Ok, grazie a tutti, ciao ciao!